Ciao a tutti, io sono il re delle patenti. In questi video ho racchiuso tutti i contenuti inerenti alla patente B, spiegati in maniera facile, chiara e con un po' di sprint. Se anche tu vuoi rimanere aggiornato ed essere aiutato per le lezioni teoriche e pratiche, clicca mi piace e iscriviti al canale. Buona lezione! Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo il primo soccorso. Che cosa vuol dire e come si fa? Ora, regola numero 1. Fermarsi a soccorrere un ferito della strada è obbligatorio per legge, non è solo un dovere morale, è una cosa che si fa d'obbligo. Non vuol dire per forza salvargli la vita, ma vuol dire fare di tutto attraverso le proprie conoscenze per tenere in vita il ferito in attesa che arrivino i soccorsi. Mi raccomando, questa cosa è importantissima, perché non voglio vedere gente in strada che fa di più di quello che sa. Facciamo un esempio stupido, io sono un geometra, ok? Posso magari costruirvi una casa, ma non so che manovre posso fare in determinate situazioni, non sono un dottore e quindi non vado oltre la mia conoscenza, ricordatevelo benissimo. Perciò, sintesi, fare primo soccorso vuol dire rimanere lì con il ferito, controllare la situazione, evitare che il ferito subisca ulteriori danni e fare di tutto in base alle proprie capacità, non andare oltre. Adesso, insieme, vedremo i vari step e le varie situazioni che ci possono capitare e anche quelle che ci sono all'interno dei quiz. Perciò mi raccomando, seguite bene quello che dico. Stato di incoscienza. Cosa vuol dire? Che il ferito è svenuto. Cosa cavolo bisogna fare? Facilissimo. Regola numero 1. Devo verificare se respira ancora e posso farlo avvicinando il mio orecchio alla sua bocca o al naso o mettendo una mano sulla parte bassa dell'addome per vedere se muove la pancia. Questo detto in parole povere, ok? Poi cosa posso fare? In base alle mie conoscenze, se ha delle ostruzioni all'interno del naso o all'interno della bocca, gliele posso togliere, ad esempio la lingua, ok? La lingua va tolta perché se no rischia di affogarsi, mi raccomando. Dopodiché cosa farò? Sto lì con lui fino all'arrivo del soccorso medico. Non posso andare oltre, non posso tentare di muoverlo perché se ha subito dei traumi alla spina dorsale, alla colonna vertebrale e è svenuto, non lo posso sapere. E se io lo sposto e faccio di più di quello che posso fare, rischio di creargli dei danni maggiori. Quindi non faccio di più di quello che posso fare, mi raccomando. Ma sto lì fino con lui, finché non arrivino i soccorsi. Stato di shock. Cosa vuol dire che uno è scioccato? Che può avere subito un forte urto, ok? Una fortissima emozione e il suo cervello in quel momento lì non c'è più. Cioè praticamente inizia a vaneggiare, non c'è più raga, è una situazione bruttissima, ok? Lui non capisce più niente. Cosa devo fare? Allora, prima regola, lo stato di shock si può manifestare in varie forme. Pelle bianchissima, ok? Divento sbiavito tutto in un colpo, inizio a sudare freddo, inizio a sentire il cuore che batte fortissimo, ok? Non capisco più niente. Cosa si fa? Bisogna calmarlo, quindi rimango con lui fino all'arrivo dei soccorsi, ok? Al massimo lo sdraio per terra e gli sollevo le gambe per riattivare la circolazione o lo copro con, diciamo, dei panni per tentare di scaldarlo un attimo, perché comunque avrà uno sbalzo di pressione, mi raccomando, state molto attenti a quello che fate. Quindi lo stato di shock, che cosa comporta? Che il soggetto non è più cosciente delle sue azioni. Cosa faccio? Devo calmarlo. Come? Lo faccio sdraiare, gli alzo le gambe, ok? Gli riattivo, tra virgolette, la circolazione o lo copro e rimango lì fino all'arrivo dei soccorsi. Piccole e mirate operazioni senza andare oltre, senza, diciamo, far cose che non ci riguardano, Mi raccomando. Emorragia esterna, quindi adesso vediamo una forte perdita di sangue. Cosa dobbiamo fare? Quando esce il sangue, la prima cosa che dobbiamo fare è tamponare, bloccare la fuoriuscita di sangue. E ricordatevi bene, se all'interno del corpo si è conficcato un oggetto, facciamo un esempio, pensiamo ai vecchi film western, ok, dove c'erano gli indiani con i cowboy che si lanciavano le frecce, quando un cowboy, gli si conficcava una freccia, questo non la toglieva, ma la spezzava. Perché? Perché se la toglie, crea un'agevolazione al sangue per poter uscire. E non si fa, È come se apro la bottiglia con dentro l'acqua o il vino. Cosa succede? Che fuoriesce. Io devo impedire la fuoriuscita di sangue. Quindi non tolgo l'oggetto, ma tampono con garze sterili o pulite, cioè mai utilizzate, raga. Ok? Poi cosa posso fare? Gli consiglio di stare o semiseduto o sdraiato per, diciamo, far sì che il cuore pompi meno sangue e il sangue abbia una fuoriuscita.
una circolazione più lenta e quindi fuoriesca più lentamente. E poi rimango lì e lo assisto fino all'arrivo del soccorso medico. Questa è la base. Rimango lì e lo assisto fino all'arrivo del soccorso medico. Frattura agli arti. Gli arti cosa sono? Braccia e gambe. Mi sono rotto un braccio, c'ho l'osso che sta fuoriuscendo dal braccio. Che faccio? Prima cosa che devo fare è evitare di rificcare l'osso all'interno del tessuto. Non si fa, raga, non sono un dottore, un chirurgo, ok? Non esiste. Le piccole cose che posso fare è bloccargli il braccio, fasciarglielo al massimo per evitare che si possa muovere, ok? Sto lì con lui e al massimo gli attiverò le normali misure anti-shock per evitare che lui si ripiglia, perché ha subito un grossissimo urto, ok? Un grossissimo trauma, si dice. Ma rimango lì con lui fino all'arrivo dei soccorsi, quindi evito di fare cose oltre la mia portata. Questa è la base, ricordatevelo. Se c'è una fuoriuscita di sangue, cosa farò? Tamponerò le ferite per evitare che il sangue fuoriesca. Trauma alla gabbia toracica. Questa è la gabbia toracica, boom! Ho subito un fortissimo colpo, un fortissimo urto. Cosa devo fare? Faccio fatica a respirare, quindi mi tenterò, farò il possibile per agevolare il respiro. Perciò se trovo un ferito in quelle condizioni, lo prendo, tra virgolette, e lo metto semiseduto, ok? Così la gabbia toracica si espande ed è molto più facile per lui poter respirare. Se si è conficcato qualcosa, ripeto le stesse cose di prima. Evito che fuoriesca il sangue, non vado a togliere eventuali oggetti conficcati nel corpo, ok? E rimango con lui fino all'arrivo dei soccorsi. Sempre e sempre questa cosa si fa. Corpo estraneo in un occhio. Mi si è conficcato qualcosa nell'occhio. Cosa faccio? Lo tolgo? Ah, cagata! Non si fa sempre così, ok? Ma bendo l'occhio, dico al soggetto che ha il corpo estraneo conficcato nell'occhio di non toccarsi gli occhi e rimango lì con lui fino all'arrivo dei soccorsi. Poi provvederà l'eventuale dottore a operarlo, ok? Mi raccomando, non andate a tirare gli oggetti conficcati nell'occhio, che non è... Magari è stata fuori l'occhio, cosa bruttissima, non si fa. Ustioni. Cosa vuol dire che mi sono ustionato? Mi sono bruciato, situazione bruttissima. Cosa devo fare? Beh, prima di tutto, raga, spengo il fuoco. Come faccio a spegnere l'eventuale fuoco? O copro il soggetto con dei panni, ok? Avete mai visto i film dove gli buttano addosso le coperte? Uguale, perché devo evitare che il fuoco venga a contatto con l'ossigeno, se no lui continua a divampare. Oppure lo bagno con dell'acqua fredda. Mi raccomando, non vado a gettargli addosso dell'alcol, perché sennò cacchio questo brucia ancora di più. E la cosa più stupida che posso fare è togliere i vestiti. Grossissimo sbaglio. Se mi si brucia, se io prendo fuoco con i vestiti addosso, i vestiti si incollano al mio corpo e se vado a togliere i vestiti, voilà, tolgo anche la pelle. Non si fa, ci penserà lo specialista. Quindi io spengo il fuoco, ok? Al massimo lo bagno con dell'acqua fredda o lo copro con del materiale sterile pulito. Mi raccomando, ricordatevelo benissimo. Il fuoco lo posso spegnere con delle coperte o gettando addosso della terra, evitando che il fuoco venga a contatto con l'ossigeno.